E allora chi meglio tra i testimoni di oggi di uno dei padri conciliari del Concilio Vaticano II e di colui che è stato eletto, nominato nel 1968 presidente nazionale di Pax Christi e poi dal 1978 al 1985 presidente internazionale di Pax Christi. Solo una parola perché è doverosa in questo clima d'amicizia, in questi giorni. Monsignor Bettazzi ha compiuto 95 anni. Ringraziate Dio, ringraziamo Dio. E allora non c'è altro da dire che passare il microfono a Monsignor Luigi Bettazzi. Tanti auguri. Grazie. Grazie, grazie. Non è facile parlare dopo Enzo, anche perché la mia conoscenza è stata d'amicizia, ma non forse così profonda, perché non conoscevo Cesare Massa prima di venire in Piemonte come vescovo di Ivrea. Ma nel giugno del 1966, ero ancora vescovo a Bologna, era venuto il vescovo di Ivrea, Monsignor Albino Mensa, dal Cardinale Ercaro per invitarlo a parlare a Vische a un incontro di clero. Io ero dentro, ero vicario generale, ero dentro a far firmare delle carte, venne il segretario a dire c'è il vescovo di Ivrea, farlo entrare. Dico, Eminenza, vado fuori, no, rimanga qua così ce la spicciamo prima. Lui era venuto a chiedere che venisse all'incontro dell'alleanza sacerdotale di Vische, a Betania di Vische. Sa, Eminenza, così, ma quando è? È nel mese di giugno, no? Io esco già tre volte. Ma Eminenza, sono 300 preti che vengono da molte diocesi. No, non posso. Ero lì, dice, allora almeno faccia venire l'ausiliare. E io che non avrei mai potuto chiedergli di uscire, lui era spesso io, avevo un po' la diocesi sulle spalle, a quel punto dico, ma Eminenza se è per sostituirla, e venni alla mattina a Vische. E poi andai a pranzare in vescovado nell'episcopio di Ivrea, dico, così almeno una volta in vita sono stato nell'episcopio di Ivrea. E poi il pomeriggio Don Gigi Rei mi portò a Bose. Non c'era Cesare Massa, che fra l'altro era laico ancora. Io ho sentito quel che ha detto sull'ecumenismo, era laico ancora, professore. Però aveva, invitava, e allora con alcuni preti, venne anche padre Bendotti, e dissi la messa a Bose. Ma era giugno, è stato poi in settembre che tu c'eri già lì nascosto, ma insomma, ecco. E allora fu così che cominciai a entrare in contatto, perché ero anch'io, insomma, un po' nel giro, come Gigi Rei, del movimento dell'Unione Sacerdotale Jesus Caritas, che era un movimento internazionale sacerdotale orientato alla spiritualità di Fratel Carlo di Foucault. E devo osservare che quella spiritualità, quella di Jesus Christ, padre Foucault, con le sue caratteristiche ispirate alla vita e alle scritte di Fratel Carlo, preparata ad accogliere e a vivere il Concilio Vaticano II, orientava alla familiarità con la Bibbia, soprattutto al Vangelo, a prolungate adorazioni eucaristiche, alla fedeltà alla Chiesa e alla solidarietà con l'umanità, soprattutto quella più povera e emarginata, e sono praticamente le quattro costituzioni del Concilio Vaticano II. La Dei Verbum, parola di Dio, Sacrosanto Concilio, una liturgia, Lumen Gentium, una Chiesa, Gaudium et Spes, la Chiesa nel mondo. Giunsi vescovo di Ivrea il 15 gennaio del 67,
Monsignor Mensa era venuto il 1 gennaio a Vercelli, avevo chiesto di entrare il 6, mi dissero che era troppo vicino al primo, e poi quando arrivai mi resi conto che il 6 gennaio comincia il carnevale di Ivrea, l'entrata del vescovo avrebbe rovinato tutto. E le tre diocesi di Vercelli, Ivrea, Casale e Monferrato si preparavano a convergere a Vercelli nell'ottobre di quell'anno per la nuova esperienza del seminario interdiocesano. Mensa, quando ha saputo che doveva andare via da Ivrea a Vercelli, allora aveva organizzato questo seminario interdiocesano. Nell'ottobre del 68 la CEI mi nominò presidente della sezione italiana di Pascristi. Mi chiamarono a Roma, dice: Bettazzi, sai cos'è Pascristi? No, dice: è un movimento di giovani per la pace, vogliono un vescovo come presidente, abbiamo pensato te che sei il più adatto. L'avevano chiesto altri 5 che avevano detto di no nel 68, un movimento di giovani per la pace. Io ero più ingenuo perché dissi di sì. E la prima riunione la fece a Roma per incontrare il Consiglio Nazionale in carica e conoscere il movimento e le persone che ne facevano parte, e lì conobbi, incontrai per la prima volta Cesare Massa e l'amico Gianni Valerio, che era di Trino Vercellese, e la vicinanza di Ivrea facilitò la frequentazione e la collaborazione. Nei primi incontri trovammo che la sezione italiana di Pascristi era un po' fantomatica. Segretario era un piccolo industriale toscano, l'aveva conosciuto l'assistente Monsignor Castellano, che era stato vescovo a Volterra e lui era di Cecina, e questo segretario ne faceva il supporto alla DC, ma quella di destra. Chiedemmo la migliaia di iscritti, ma erano quelli congressi, parrocchie e conventi a cui veniva mandato il bollettino, che era in carta patinata, pagato da questo industriale, risposero in 80. Convocammo chi era disponibile da Roma, da Firenze, da Siena, da Milano, da Est e di Padova e soprattutto dal Piemonte, che era stato coinvolto nella route internazionale del 1964. Di cui che era stato fatto a Andrea, la conclusione a Sant'Andrea, l'abbiamo ricordato di 50 anni, ma con l'ultima tappa al Santuario di Europa, che appunto ne ha il ricordo nella stele, nella grande piazza. Cesare aveva partecipato alle route internazionali in Francia, Spagna, Germania, Olanda ed era membro dell'equipe internazionale col professor Louis Ter Stegen, avviando a un'amicizia continuata con lui e la sua signora, che noi salutiamo un po' commossi, per tutta la sua vita. Cesare ha accompagnato il cammino del nuovo gruppo di lavoro per oltre un anno, negli incontri mensili, loro si facevano a Milano, ed era presente anche a Bergamo in casa di Don Cesare Bonicelli, poi è finito vescovo di Parma, dove decidemmo la prima marcia per la pace da farsi nella notte di Capodanno. Il primo gennaio del 68 c'era stata la giornata mondiale della pace voluta da Paolo VI e noi allora decidemmo di fare in quella notte la marcia e la facemmo da sotto il monte a Bergamo il 31 dicembre del 1968. E la sua vicinanza mi è stata preziosa per l'avvio della mia presidenza. In seguito Don Cesare rimase un più in ombra, impegnato nella preparazione al sacerdozio. Monsignor Mensa gli permise di continuare a stare a casa con la mamma e di continuare a insegnare, preparandosi. E impegnato nella preparazione al sacerdozio, forse timoroso che la sua precedente attività politica potesse qualificare eccessivamente il volto della nuova Pascristi. Lui era della DC, come si dice, un po' di sinistra, e qui era guardato, non era guardato con simpatia. Mi pare che negli ambienti ecclesiastici, per non nominarlo, dicevano CM, le iniziali, per non dire intero il nome.
accettò comunque di dirigere il bollettino di Pascristi, divenuto però un ciclo stirato di carta povera, fino al 1974. Così che quando nel novembre del 73 Pascristi Italiana tenne a Torino una grande assemblea internazionale di solidarietà col Vietnam, la Cambogia e il Laos, allora attaccati dall'esercito nordamericano, la sezione loro facevano dei convegni, la sezione francese aveva messo il veto che Pascristi Internazionale lo facesse, ma il presidente, che era il cardinale Alfred, dice: però se una sezione vuol farla, allora decidemmo, io molto ossequiente come sono, andai due o tre volte anche in segreteria di Stato. E loro non lo volevano perché era contro l'America, ma non volevano dirmi di no perché io non dicessi che erano stati loro a dir di no. Fino all'ultima volta avevamo già mandato uno al nord, uno al sud, chi avace al sud, e mi disse Monsignor Casarolo, non era ancora cardinale: ma lei ha chiesto la segreteria della CEI? Dico: se lo chiedo alla CEI, la prima cosa che mi dicono che cosa dice la segreteria di Stato. Giù di lì andai alla segreteria della CEI, c'era Monsignor quello di Lucca, Bartoletti. Ah, dico: senti, per il Vietnam, Bettazzi, ero 10 giorni a Vallombrosa, mi hanno chiamato 2 volte a Roma, e una delle 2 volte era: se Bettazzi le chiede, lei dica di no. E allora dice: allora ti chiedo. E lui, saggio, mi dice: fai secondo coscienza. E io secondo coscienza l'ho fatto. Se non lo volete, ordinatemelo. Non me lo ordinate, lo fa. E la Cesare Massa fu il segretario di quel convegno a Torino, e pare addirittura che il cardinale Pellegrino lo volesse proporre come vescovo, trattenuto un po' dall'arcivescovo Mensa, forse timoroso che potessero emergere le antiche perplessità, ma soprattutto preoccupato di poter perdere un collaboratore così prezioso, in particolare per l'attuazione del Concilio, che Monsignor Mensa incoraggiava, già l'aveva fatto ad Ivrea, per la riforma della liturgia, ma che voleva aprire alla visuale di una Chiesa popolo di Dio, che quindi valorizza i laici, e dalla prospettiva della Chiesa nel mondo, dalla cultura all'economia alla pace. Immerso com'era nelle responsabilità della mia diocesi di Pascristi, e Cesare impegnato nella pastorale della sua diocesi e anche direttore dell'Eusebiano, non ho potuto più essergli molto vicino, ma a lui ricorrevo d'intanto in tanto per consigli, ricambiato dalla sua amicizia, che lo portava ad invitarmi per pranzi con amici, per esempio a Viverone, con una spettacolare visuale di quel lago, in un ristorante gestito da una sua ex alunna, e confesso che avevo pensato di sceglierlo come mio confessore e direttore spirituale, ma non lo feci per non metterlo in imbarazzo ed in angustia. In questi ultimi tempi, liberato prima dalla presidenza di Pascristi, poi dalla responsabilità della diocesi di Ivrea, ho avuto più occasione per incontrarlo, anche perché è invitato per conferenze o per celebrazioni liturgiche. Altri potranno indicare in modo particolareggiato, è già stato fatto, quando Don Massa ha fatto per la cultura e la spiritualità di Vercelli. Io ringrazio il Signore per averlo conosciuto, per essere stato amico e, dopo aver tanto pregato per lui, di pregarlo ora per me. Grazie.